Sicuramente abbiamo fatto due quarti e mezzo, tre di alto livello, dove abbiamo fatto la partita che volevamo. Poi dopo abbiamo sofferto un po' le mani addosso, hanno alzato un po' il livello in difesa, il ritmo, quindi siamo andati un po' in affanno. Poi abbiamo sbagliato moltissimi tiri, anche costruiti bene, quindi loro alla fine hanno fatto uno sforzo enorme, hanno fatto anche dei canestri veramente importanti, marcati, quindi niente, rimane rammarico perché veramente ce l'avevamo in mano, il controllo, abbiamo fatto molto bene, però capita che la palla non entra, abbiamo sbagliato almeno 10-12 tiri facili, aperti, anche da sotto, poi in difesa abbiamo subito perché alla fine entra anche un po' di frustrazione quando sbagli, soprattutto anche canestri semplici da sotto. Però abbiamo dimostrato in questa serie di giocarcela alla pari, quindi cancelliamo, domani torniamo a lavorare e martedì pronti, più carichi di oggi. Grazie, signor Lorenzo. Tu che sei il playmaker della squadra, che quindi hai il polso della situazione, ti chiedo, abbiamo capito che Brescia ha cambiato, soprattutto nell'ultimo quarto, quella che era l'intensità, ma la vostra esecuzione, dal tuo punto di vista, è cambiata solo per merito di Brescia o anche voi forse avete fatto qualche errore da questo punto di vista? No, noi forse, secondo me, invece di continuare a testa bassa, secondo me verso il terzo quarto abbiamo iniziato forse a cercare di controllarla, magari abbiamo smesso di correre e siamo andati più sull'esecuzione. Poi ripeto, siamo entrati in un tunnel sbagliando canestri da sotto, da tre punti aperti, in palleggio arresto e tiro, ci abbiamo segnato credo solo su tiri liberi, quindi niente, alla fine poi dopo se non segni e gli altri poi segnano, succede, quindi ora bisogna rimboccarci le maniche, tornare a lavorare e niente, domani cercare un attimo di riprendere le forze, di sistemare quello che non è andato oggi, però per due quarti e mezzo abbiamo fatto bene, infatti rimane l'amaro soprattutto per quello. Perfetto. Grazie mille. Lorenzo, a posto, in sostanza, passare dai 30 minuti ai 35 minuti, sono tutti e 40 di intensità, perché nel finale, come detto anche te, c'è stato il campo di preso fuori di... La domanda sarebbe, ma è stato qualche problema, mancanza di intenzione? Ma guarda, non te lo so dire, forse credevamo di averla vinta, non lo so perché poi dopo alla fine siamo entrati veramente in una serie di errori uno dietro l'altro, poi loro hanno iniziato a far canestro, noi anche in difesa abbiamo un po' mollato, non lo so, non me la so spiegare bene. Ora alla fine tanto ormai è finita 1-0 per Brescia con merito, perché ci hanno creduto, hanno fatto un'ottima pallacanestro, noi bisogna tornare a giocare quella dei primi 25 minuti e venire qua per portarne a casa una, che era il nostro intento. Perfetto, posto così, a posto. Grazie.